congresso è stato articolato su sessioni tematiche di lavoro. Quali tavoli? Allora, i tavoli tematici che in questo congresso sono stati pensati e che poi di fatto sono stati come dire, implementati riguardano le costruzioni, la industria dell'energia, il turismo di ritorno, l'agroalimentare, la cultura, formazione e comunicazione e l'assistenza e sanità. Questi tavoli tematici hanno lo scopo di avviare un discorso con i delegati e impostare quindi in un discorso quadro tutte le attività, ma di fatto poi devono svolgere, avranno un seguito con specifiche riunioni tecniche gestite dal direttivo della CIM, laddove si riscontri evidentemente un interesse da parte dei delegati. Quindi il tavolo apre un processo che poi sarà esaminato nel dettaglio. Esatto, sarà esaminato nel dettaglio a livello tecnico e specifico. Presidente Sollazzo, un grande successo per questo 12° congresso della CIM. Beh, proprio perché si tratta del 12° congresso, evidentemente l'esperienza è servita a prepararla al meglio e devo dire che l'ospitalità della Regione Basilicata, degli enti collegati alla Regione, la location che abbiamo scelto come questo bellissimo albergo Giardini d'Oriente ci è servito proprio a dare prova anche dal punto di vista organizzativo, non solo dei contenuti, che la Confederazione sta crescendo parecchio. Ecco, una rete per tenere insieme tutti quelli che sono gli italiani nel mondo. Quanti sono oggi e in quante nazioni siamo presenti? Beh, la CIM è presente in 24 nazioni. Come sapete, noi assistiamo non solo gli italiani all'estero che hanno passaporto italiano, che hanno cittadinanza italiana, ma anche i discendenti e gli oriundi. Arriviamo a oltre 70 milioni di italiani nel mondo. Voglio ricordare che solo nel Brasile ci sono 25 milioni di cittadini di origine italiana, in Argentina sono 18 e poi noi abbiamo una presenza massiccia in vari campi delle attività. Per esempio abbiamo 800 parlamentari di origine italiana, 126 ministri d'origine italiana, decine di migliaia di imprenditori, cioè gente che ha fatto e ha avuto successo e che fa grande il nome dell'Italia all'estero. Ecco, dal 12° congresso è emersa la proposta del voto agli italiani all'estero per tutti i consessi elettorali. Ma mi sembra che sia un fatto talmente logico e naturale, qui la Costituzione o la si rispetta o non la si rispetta. La Costituzione dice, articolo 49, che il voto è libero e uguale. Se il voto è uguale, cioè se c'è un diritto, non si può votare solo per il Parlamento nazionale e non per la Regione e per le elezioni europee. Siamo di fronte a un obbrobrio, io l'ho definita un'aberrazione giuridica. In Italia purtroppo molte leggi sono state fatte in modo veramente maldestro. Ora, se vogliamo consentire agli italiani all'estero di votare come hanno diritto a fare, devono farlo anche per le europee e per le regionali. Gianluigi Gaetani, console del Sudafrica, quanti sono oggi gli italiani presenti? Oggi gli italiani che sono presenti in Sudafrica sono circa 5 milioni, quindi è una rappresentanza abbastanza nutrita e importante, perché sono tutte gente che è andata giù diversi anni fa, ma oramai ha acquisito delle posizioni anche del sociale che sono
di livello, insomma. Ecco, in percentuale quanta parte della popolazione rappresentano? Ma diciamo che sono, diciamo, tra l'8 e il 10% dell'intera popolazione del Sudafrica. La legislazione locale impone, tra virgolette, lo star bene, quindi favorisce in qualche modo anche l'implementazione di regimi alimentari sani e del benessere, quali possono essere quelli della nostra dieta mediterranea. Sì, certamente. Loro hanno un sistema tipo sanitario un po' diverso dal nostro. È basato sostanzialmente su ciò che è l'argomento assicurativo. E vengono spinti, coloro i quali sottoscrivono queste polizze, che sono la maggioranza delle persone, vengono spinti ad essere attenti a ciò che mangiano. Perché è molto facile andare dal McDonald's o questi junkie food, per intenderci, e spendere pochi rand, in questo caso del Sudafrica, però avere chiaramente dei risultati che sono quelli che sono. Loro ottengono molto, diciamo, il governo in questo sta facendo una manovra, il Ministero della Salute è molto importante, perché cerca proprio e sta cercando soprattutto dalle nostre parti, perché noi siamo famosi per la dieta mediterranea, di creare un format affinché le persone possano nutrirsi meglio e quindi avere dei vantaggi non solo in termini, diciamo, fisici, ma anche economici per ciò che riguarda le coperture assicurative.